Arrivano notizie confortanti al momento da Arpat a seguito del devastante incendio alla Ferredi il Cerù di Pietrasanta venerdì scorso. Le analisi sulla qualità dell'aria condotte fino a domenica mattina non hanno rilevato variazioni significative nei valori di riferimento. Presto però per tirare un sospiro di sollievo definitivo. Entro il fine settimana si attende infatti l'esito dei campionamenti su PM10 e PM2.5 e di quelli eseguiti sempre in questi giorni sui vegetali e soprattutto sulle ceneri, che diranno con esattezza se si siano formati inquinanti a seguito dell'incendio. Intanto è stata circoscritta con chiarezza la zona interessata dalla ricaduta al suolo di materiale potenzialmente inquinato da diossina, un'area di un raggio di 6-700 metri dallo stabilimento edile, tutto nel comune di Pietrasanta. Arpat, nell'ultima relazione, esclude che nell'incendio siano andati a fuoco materiali in amianto, PVC, e neppure vernici a base di solvente. Intanto la ASL raccomanda a chi abita nella zona del rogo di evitare di stare all'aperto e di tenere chiuse porte e finestre solo nel caso di un nuovo principio di incendio e se si dovesse diffondere altro fumo in zona durante le operazioni di bonifica del capannone. Segnalazioni di persone con difficoltà respiratorie al momento non sono arrivate né al settore igiene pubblica del Dipartimento di Prevenzione né da parte di medici di famiglia o del servizio di continuità assistenziale, così come al momento nessuno si è presentato al pronto soccorso del Versilia con sintomi dovuti al fumo dell'incendio.